Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. E oggi facciamo la recensione di un coltello che ho comprato un po' di tempo fa. Adesso ho avuto modo di provarlo, stressarlo, torturarlo un pochino e vediamo come va. Allora, oggi vi presento il modello della Shred, l'SCHF36. Questo è il coltello, vi arriva con un fodero in nylon, con questo tipo di passante che è molto comodo perché tipo sul cinturone o su comunque una cintura riesci a infilarlo senza dover sfilarti la cintura. È un coltello che pesa circa 348 grammi, ha una lama di poco meno, pochi millimetri sotto i 13 centimetri, 12,88 mi sembra, 12,83, una cosa del genere, e la lunghezza totale è di 26 centimetri. Lo spessore dovrebbe essere sui 5-6 mm, comunque casomai poi ve lo scrivo sotto perché adesso non me lo ricordo. È un full tang, l'acciaio è un 1095 al carbonio, verniciato a polvere. Le guancette sono composte in un materiale plastico chiamato TPE, che non è altro che una gomma termoplastica. Praticamente è un polimero plastico molto duro combinato con della gomma un po' più morbida. Vi dirò che la presa è buona, ha un buon grip, ha una buona impugnatura. Presenta lo scavo per l'impugnatura avanzata, e buchetto in fondo per il cordino, il paracord o quel che si voglia. E cos'altro? Io per quello che l'ho trovato mi ci sono trovato bene, ha delle dimensioni secondo me abbastanza giuste, perché comunque hai una buona lama ma non è esagerato, è ben bilanciato come peso, forse è più pesante nella parte finale che nella punta, comunque anche per battere lo prendi indietro, ha un buon affondo. E cosa non mi è piaciuto? Non mi sono piaciute tanto queste questo intaglio, questa zigrinatura che presenta qui sopra e qui sotto, perché sinceramente usandolo tende a farti un po' male, non è proprio comodissimo, soprattutto quando vai a battere per tagliare qualcosa. Per il resto comunque non ho altro da obiettare, anzi il parere può essere altro che obiettivo. Torniamo un attimo al fodero. Il fodero è, come vi ho detto, in nylon, semplicissimo, presenta solo questa chiusura sopra, che comunque va usata perché se voi infilate senza chiusura non resta, scende, quindi ogni volta che lo rinfilate nel fodero è bene chiuderlo. Comunque è molto pratico, funziona bene. Sulla parte frontale del fodero
c'è questo, questa taschina, si chiude con uno strap, ha questo elastico, all'interno vi arriva già con una pietra per affilarlo e un acciarino. Vabbè, io l'acciarino l'ho provato, non mi ci sono trovato tanto bene, però quello è un discorso mio. E arriva abbastanza affilato, però sinceramente dopo averlo provato così con la sua affilatura, io ho preferito dargli una ripassatina e sinceramente dopo un paio di passaggi è migliorato nettamente. Adesso andiamo a vedere, andiamo a fare un paio di prove e vediamo come si comporta. Questo è un legno un po' marcio, però giusto per rendere l'idea. Questa è proprio una delle cose che non mi riesce meglio, però pur da profano la cugina si riesce a fare. Come vedete, come taglio ci siamo.
vi ricordo che io le ho affilate una volta solo, quindi poi le ho usate più volte in varie prove, non l'ho più riaffilato, quindi una volta fatta queste piccole migliorie di dare il primo passaggio, poi il filo lo tiene molto. Allora, considerazioni finali. Questa marca produce in Cina. Pur producendo in Cina, comunque sono fattezze di una buona qualità. Mi è piaciuto, sono contento dell'acquisto che ho fatto. Lo consiglio principalmente a chi si avvicina per le prime volte al mondo del survival e del bushcraft, e soprattutto a chi non conosce le lame, vuole comprarsi un coltello ma non sa tra virgolette non lo sa ancora utilizzare, non sa come gli piacciono, le sue preferenze e come ci si troverà. Questo perché comunque vi arriva già con un suo piccolo kit, quindi hai la pietra per affilarlo, hai l'eccerino, parliamo di un costo di circa $25-30 se lo prendete direttamente dal sito delle Shred. Io l'ho preso su Amazon, penso di dovrei averlo pagato circa €40, grosso modo, quindi una cifra abbastanza contenuta, ottima per chi si avvicina a questo mondo. Non è assolutamente da sottovalutare la sua qualità, anche considerato il prezzo, comunque ben abbordabile. Personalmente lo considero uno strumento molto valido, ti può accompagnare per parecchi anni. Io principalmente l'avevo preso perché vorrei provare a customizzarlo, quindi ho delle idee a riguardo, ma questo magari lo vedremo più avanti. Detto ciò, penso non ci sia altro da aggiungere. Cosa dire? Anche l'acciarino. Comunque, le sue scintille le fa. Vabbè, io con questo tipo di acciarini non ho molta dimestichezza, non abbiamo un buon feeling, un buon rapporto. Comunque, all'interno della sua scatoletta non sta male. Penso che per oggi sia tutto, anzi per oggi è tutto. Vi saluto, se il video vi è piaciuto aggiungete un pollicione su, qualsiasi commento come sempre ben accetto, e se vi piace il canale iscrivetevi. Ciao a tutti, un saluto, Federico.